La partecipazione di Fondazione Italiana Accenture a Investiamo Sociale è particolarmente interessante per noi perché non solo ci dà la possibilità di contribuire a un programma che rispecchia in maniera molto, molto fedele la nostra mission e come fondazione d'impresa, che è quella di incentivare e supportare la crescita e l'evoluzione degli imprenditori sociali nel paese per trasformarli in quella che sarà il management del futuro nell'ambito della progettualità e dell'imprenditoria sociale. Ma è anche particolarmente interessante perché ci permette di esprimere quello che per noi è un aspetto molto importante, che è la replicabilità e la scalabilità delle iniziative che riguardano il terzo settore. Si tratta infatti di una sorta di sequel, di un'esperienza fatta poco tempo fa, analoga, con un'altra cassa di risparmio e sempre con la partecipazione di Unicredit, e questo ci dimostra quanto sia possibile mettere a scala, mettere a fattor comune le esperienze positive, replicarle in maniera ottimizzata, migliorata e quindi rendere delle singole iniziative, dei programmi che possono veramente generare un impatto più esteso. E l'asset fondamentale che noi come Fondazione Italiana Accenture abbiamo messo a disposizione di questo programma è Idea 360, che è la nostra piattaforma digitale pensata e realizzata per consentire esattamente la gestione end-to-end di iniziative come questa, che quindi comprendono l'organizzazione di bandi, concorsi e iniziative, diciamo, di aggregazione di progettualità, che consentono anche la possibilità di fornire, di erogare dei percorsi formativi. Quindi questa è una piattaforma che è nata con l'obiettivo di rispondere a delle esigenze della fondazione che rappresento, ma molto presto si è capito che poteva essere messa a disposizione di tutto l'ecosistema per migliorarne e efficientarne le azioni. Quindi siamo appunto particolarmente contenti di poter anche in questo caso gestire tutta l'iniziativa su questa piattaforma digitale, che riteniamo sia un elemento di contemporaneità nel modo in cui vengono fatte le cose, ma che soprattutto garantisca anche efficienza, trasparenza e sicurezza.